Ciao a tutti, sono MarmixX e benvenuti in un nuovo video a tema reaction. Questa volta sarà una reaction per quanto riguarda il trailer di un nuovo film horror che dovrebbe essere tipo un film antologico in genere. Quando voglio vedere tanto un film, tanto di non vedere né trailer né niente, però questa volta sono troppo curiosa, quindi tanto di non approfondire troppo per non avere spoiler. Sono una di quelle assurde che nemmeno guarda il trailer per non avere spoiler, cosa che non ha nessun senso. Ma questo è un altro discorso. Quindi oggi voglio vedere Scary Stories to Tell in the Dark, quindi storie paurose da dire al buio, da raccontare più che altro. Avete ragione, sono molto 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 curiosa e se non ne sta parlando nessuno, il film so pochissimo, però so che dovrebbe essere l'adattamento cinematografico per quanto riguarda una serie di libri per ragazzi di storie un po' dell'orrore, però un po' più horror rispetto a piccoli brividi, per capirci, una cosa del genere. Quindi questa è la mia video reaction. Non posso come al solito mettervi il video qua, altrimenti YouTube mi blocca completamente il video, però potete chiedermi qui sotto le reaction a altri trailer. Qui c'è il mio Instagram e qui sotto, se siete amanti un pochino delle cose di horror reale, quindi storie vere, real crime, potete seguirmi qui sotto sul mio terzo canale, ovvero Bix Coven. Quindi se avete qualche trailer di cui vi piacerebbe la reaction, scrivetemelo pure qui sotto. Ma iniziamo con Scary Stories. Quale vediamo? Vediamo quello sulla CBS. È un teaser trailer, sembra carino. Ma che carino che è. Sembra davvero figo. Anche la colonna sonora, che sembra Somewhere Over the Rainbow, ma no, già somiglia. Dice quello di Breaking Bad. No, sembra una figata. Oddio, che carino. Tutto tipo anni 50. Oddio, sembra fighissimo. Che figo, ma tutta quest'estate escono. Prodotto da Guillermo del Toro. Sembra fighissimo, cavolo. Sembra più per adolescenti, quindi non proprio per diciamo adulti, per spaventarli da morire, ma sembra più qualcosa per adolescenti, quindi quell'horror forse che non vada troppo too much, quindi probabilmente non sarà un film vietato ai minori di 18, così. Sembra carino, sinceramente. Mi piace l'horror un po' plasticoso, a me sinceramente piace sia la fantascienza un po' plasticosa, tipo prime stagioni di Doctor Who, prime stagioni, ripeto, dalla versione della nuova serie, ecco, sia per quanto riguarda anche l'horror. A me piace che un po' quando è un po' plasticoso, non lo so, mi piace, forse perché ci sono cresciuta, quindi potrebbe essere solamente effetto nostalgia più che effettivamente una miglioria, non lo so, se versione migliore, non lo so. Però lo trovo davvero, ma davvero carino. Voi che cosa ne pensate? Vi sta piacendo? Qualcuno di voi aveva sentito parlare di questo film? Io non ho mai sentito parlare di questi libri, forse non sono famosi in Italia. Storie di paura per la buonanotte, forse qualcosa simile sarà titolato in Italia, perché questo mi sembra qualcosa di già sentito, questo tipo di nome, ecco. Però in genere no, le ho sentite, piccoli brividi sì, le conoscevo, ma questi mai. Forse sono usciti dopo, rispetto a quando io ero adolescente, bambina, non ne ho idea. Sembra, se voi avete letto alcuni dei libri e se vi piacciono, sembra una figata. Però molti si stanno arrabbiando sotto nei commenti dicendo che in realtà l'hanno tipo adattato per un pubblico molto giovane. Non lo so, secondo me potrebbe essere qualcosa carina. Io in realtà non ne ho idea di come sia la versione originale, quindi non vi so dire se effettivamente erano ok, non erano ok. Non ne ho idea. Però sembra avere del potenziale. Se Piccoli Brividi era stato adattato in una versione ancora più per piccini, questo sembra una versione un pochino per più adulti. Non lo so, potrebbe essere carino. Io avrei preferito proprio bello horror, però non conosco la versione originale, quindi magari non ci avrebbe azzeccato niente. Non lo so, però sembra figo. Voi che cosa ne pensate? Sono super curiosa. E soprattutto se qualcuno di voi ha letto questi libri e sa dirmi qualcosa. Oh mio Dio, perché io non ne so niente. Però il design, le ambientazioni, il design anche delle creature, non lo so, mi piace molto. Un pochino sapete che cosa mi ricorda? Mi ricorda Peter Jackson, gli inizi di Peter Jackson. Forse sarà il basso budget, non lo so, o l'apparenza un pochino retro. Sapete anche che cosa mi ricorda? Quel mostro tutto plasticoso con quei quattro capelli in testa, un po' simile alla sottoscritta, SOS Fantasmi.
quanto era carino quel film. Non so, boh, forse oggi fanno dei film un pochino troppo per teenager. Prima invece facevano questi film tipo per la famiglia che erano inquietantissimi, tipo i classici Disney in cui parlavano di strappare il cuore a una tipa. Non lo so, veramente Biancaneve era un po' inquietante se ci pensate. Era molto poco per bambini. Ma questo era tutto. La canzone di Somewhere Over the Rainbow sembra molto bellina adatta da qui. Non lo so, mi sembra carino come adattamento, concept, unione. Sono ora curiosa di andarmi a informare un pochino di più per quanto riguarda questa serie di libri e ora vi lascio. Grazie ancora per aver visto questo video, per aver messo like, per essere iscritti al mio canale. Se avete dei trailer su cui vi piacerebbe una reaction, scrivetemelo pure qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video.